Raspberry Pi, ne abbiamo parlato tanto e c'è anche uno degli aspetti più importanti su cui tante persone, come magari te, si soffermano di più. Ed è: ma lo posso usare senza ventola? Seguimi fino in fondo perché è un argomento molto interessante e da prendere coi guanti da forno. Un saluto, io sono Lorenzo Neri, Chief Education Officer di Electronic Open Source. Mi occupo di realizzare video come quello che stai guardando per aiutarti a comprendere al meglio questo mondo. L'utilizzo di una ventola assieme a Raspberry Pi può tornare molto pratico, soprattutto in determinati contesti. Ma c'è una piccola premessa che ti devo fare prima ancora di addentrarci in questa avventura. E il punto che è comune a tutti i modelli di Raspberry Pi in commercio è, preparati, rullo di tamburi, Raspberry Pi è pensato per stare all'aria aperta. Se ci pensi bene, Raspberry Pi è un computer single board che non prevede un case e nel caso sia previsto l'utilizzo, se ovviamente vuoi utilizzarlo tu, beh, in quel caso lì è comodo avere un dissipatore, comunque una ventola, un qualcosa che vada a eliminare quella sorgente di calore che è Raspberry Pi stesso. Il punto qual è? È capire se o utilizzare un dissipatore passivo oppure una ventola. Il punto qual è? Ed è proprio quello principale di questo video. Stiamo parlando del famoso effetto Joule. L'effetto Joule è quel fenomeno molto molto fastidioso, comune soprattutto a chi fa modding per i PC, che si presenta ogni qualvolta noi sfruttiamo un componente hardware veramente a livelli abbastanza considerevoli. Ogni qualvolta consumiamo corrente, questa attraverso un circuito, l'effetto Joule si va a presentare proprio per fenomeno fisico. E questo si va ovviamente a presentare in tutte quelle situazioni in cui portiamo un processore o qualunque altro componente hardware all'interno di un computer a livelli abbastanza alti. Qui di fatto subentra una variabile molto molto grossa che cercavo di spiegarti all'inizio video, ovvero quanto e come stai utilizzando il tuo Raspberry Pi, ma soprattutto quale Raspberry Pi stai utilizzando. Di questo fenomeno, che possiamo anche riassumere molto più comunemente col thermal throttling, ne ho parlato in particolare per Raspberry Pi 4. Perché? Perché è un Raspberry Pi molto potente che permette di fare cose molto molto grosse e io non posso che invitarti a scoprirne i dettagli all'interno della playlist di Raspberry Pi, ma allo stesso tempo anche all'interno del nostro canale. All'interno del nostro canale abbiamo parlato diverse volte di Raspberry Pi 4 e questo è anche un invito per iscriverti e attivare le notifiche per non perderti nessun aggiornamento legato a questa tematica. Diciamo quindi che Raspberry Pi, il modello 4, perdonami, ma anche il suo fratello minore, il 3B, diciamo che hanno un hardware abbastanza considerevole e, unendoci al fatto che Raspberry Pi è pensato per essere utilizzato all'aperto, se messo in un case la situazione si va a compromettere ancora di più. E quindi che cosa fare? Beh, diciamo che la soluzione è... non c'è una soluzione. Ovviamente sto scherzando, la soluzione c'è, ma è commisurata a quello che devi farci tu. Stiamo parlando di due modelli che sono, diciamo, la punta dei prodotti dell'azienda Raspberry Pi, ok? Sono due modelli che offrono veramente tanto e c'è un metro di paragone per capire se hai davvero bisogno di una ventola. Questo metro di paragone è che quando la CPU la porti a un utilizzo, diciamo, superiore al 75% in maniera abbastanza costante, le temperature di Raspberry Pi possono toccare gli 80 gradi e sono proprio borderline sul punto di bruciarlo e, qui arriviamo a un punto molto interessante che mi riservo alla fine di questo discorso, comunque diciamo che non è proprio il top mantenerla a quella temperatura per un periodo troppo lungo. E quindi che cosa fare? In quel caso lì la ventola è più che pratica, è soprattutto un dovere utilizzarla prima di dargli fuoco. E all'interno di Raspberry Pi ci sono dei vari script che puoi utilizzare per fare che cosa? Per ottenere questa temperatura. Sono di pratico utilizzo attraverso la CLI, quindi tramite la command line interface, e ti permettono di sapere in tempo reale temperatura di CPU e di GPU. Ma se volessi fare di più e volessi, diciamo, dare vita dei tuoi programmi di controllo, all'interno di Makers Academy, il percorso che ho pensato proprio per insegnare e spiegare a tante persone come si utilizza Raspberry Pi, viene trattato in maniera molto più pratica. E io non posso che lasciarti il link in descrizione se volessi sapere di che cosa stiamo parlando. Ma qui, prima ancora di salutarti, arriviamo al punto più importante di tutti. Perché è importante considerare una ventola se ne fai un uso così massivo di Raspberry Pi? Perché a differenza di altri computer non ha un sistema di protezione integrato, il che significa che se tu raggiungi una temperatura molto alta, limite a bruciare il tuo Raspberry Pi,
non c'è nessun sistema di protezione che stacca la corrente. E quindi, se ne fai un utilizzo così importante come ti stavo dicendo poco fa, una ventola è doveroso considerarla.